fatto per la nostra città, ha fatto tre cose che io trovo straordinarie. Beh, prima di tutto ha fatto un'azienda dove ci hanno lavorato migliaia di persone, poi ha fatto una, ha messo in piedi una squadra di calcio per chi ama il calcio, ha fatto costruire delle case per gli operai, che poi dopo nel tempo sono state riscattate dagli stessi, e ha fatto la casa di riposo. Non è una biografia, ma un racconto partito da una testimonianza raccolta un po' per caso. Così ci tiene a precisare Emanuele Torregiani, giornalista e scrittore che ha appena terminato l'ultimo lavoro letterario per la sua città, Il cappotto del commendatore, dedicato a Francesco Blodari. Siamo negli anni 50, rispetto a noi in tempi poveri, ma in tempi ricchissimi di capacità e di intuizione, industriale, perché intorno alle grandi aziende che c'erano a Magenta sono nate tante piccole aziende, tra cui anche la sua, no? E quello che rimane post mortem sono le cose che una persona fa, sono le opere, non le parole, le chiacchiere e tutte le storie che possono riguardarlo meno. Sapeva che cos'era la povertà e ha cercato di emendare la povertà praticando l'arte del dono, perché non l'ha fatto per un fine utilitaristico, non ha investito nel calcio per avere un ritorno in denaro, non ha investito in case per operai per avere un ritorno in denaro, altrimenti avrebbe fatto un immobiliare come legittimamente fanno in tanti, non ha fatto una casa di riposo per avere le rette di ritorno perché non l'amministrava lui, l'ha fatta per la comunità, perché voleva appartenere a questa comunità e ha lasciato delle impronte. Una chicca natalizia, così come sono state le precedenti, Tricù, Liceo Addio, Santa Maria della Pace, Presepio, La sposa dell'imperatore, editi dalla Memoria del Mondo. Operazione non nostalgia, non amarcord, un esempio, un link, un'ispirazione per i posteri o comunque per chi magari vuole trarre delle idee da questi racconti. Questo, su tutti, letto così di getto, dà idea di quelli che sono i nostri tempi e del problema lavoro. Quindi è un tema attualissimo ed è un esempio e una testimonianza che andrebbe raccolto. Fioghe da laura, così diceva, potrebbe essere questa una strada. Ragazzi, c'è da rimboccarsi le maniche, c'è il lavoro. Potrebbe essere un esempio non per chi in effetti il lavoro adesso fa fatica a trovarlo, ma per chi deve anche organizzare, pensare e creare lavoro e benessere.